possiamo vedere se torniamo ad essere per un attimo cantanti. Io vorrei ricominciare da quando ci siamo conosciuti per la prima volta. 1966. 66, tu eri un ragazzino. Io ero un ragazzino, tu eri già un idolo, tu eri un idolo. Beh, insomma... No, tu eri un idolo. Sì, beh, negli anni 60 era così. E tu? Io mi sono trovato, l'ho sempre detto, forse non è passato... Ma io l'ho sempre detto e sono fiero di dirlo. Mi sono trovato di fronte a una grande star. Io venivo da Napoli, avevo 15 anni, compravo i suoi dischi. Non è che lui fosse più vecchio di me, per l'amor di Dio, ma... Ma come insomma, no, ce l'ho 6-7 anni di più. C'hai 6 anni più, vabbè, ma oggi non so niente, 6 anni, vuoi che siano. Però, insomma, erano già dal 60-61 che tu avevi debuttato. 62 è il primo disco. Esattamente, per cui ero un suo fan e me lo sono bevuto, proprio mangiato con gli occhi. Io non facevo altro, non riuscivo a staccare gli occhi da dosso. Io mi ricordo quella canzonissima, perché era una canzonissima che si chiamava Scala Reale. Scala Reale. Presentata... Tra l'altro, guarda caso, da Peppino De Filippo, il fratello di Edoardo. Il fratello di Edoardo, esatto. E tu sai cosa cantavi all'epoca? Sì, come posso dimenticarlo? Sì. Quest'amore splendido è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dalla luce e tormento e paradiso, amore meraviglioso, amore. La cantavi bene anche allora, però adesso ti viene meglio. Sai cosa cantavo io in quella occasione? Una canzone che io ho sempre amato, follemente. La comincio io, poi vai tu? Dai. Poi uguale. Dai. La fisarmonica stasera suona per te, per ricordarmi un amore, uno di tanti anni fa. La fisarmonica suona per te, era di notte, c'era la luna, baciavo le tue labbra, era l'ultima volta, te ne andavi da me. Ricordo, bello, un po' assomigliano le nostre voci, no? Beh sì. La tua forse è un po' più educata, perché è passata... No, non è che sia la tua sia maleducata, la mia forse è un po' più... No, non maleducata, voglio dire, hai studiato anche con dei grandi come Strehler, era uno che ti impostava quando facevi l'opera da 3 soldi. No, io non ho mai studiato canto come te, credo. Non l'abbiamo mai. Abbiamo imparato strada così, facendo, ristoranti, strada, trattorie, bar e quant'altro. Ma quella è una scuola fantastica. È una scuola, straordinaria. È la palestra per tutti i giorni. Tutti, scusa se ti interrompo. Dimmi, figurati. Ti devo ricordare una data particolare. Noi eravamo in finale a Canzonissima. Sì. 12 dicembre 1969 succede un fatto gravissimo a Milano. Terribile. Insomma, destabilizzante. Attentato alla Banca dell'Agricoltura, uno dei primi grandi attentati. Sì. Si avvicinavano gli anni del terrorismo, gli anni delle bombe. Terribile. E questo 12 dicembre era un venerdì. Il sabato noi avremmo dovuto partecipare alla finale di Canzonissima, alla semifinale, perché semifinale, poi la finale arrivava in semifinale, sì. E pensa un po' che canzoni avevamo noi, i due titoli. Terribile. Uno era Se bruciasse la città. E tu, Ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa? Due idioti. Ma proprio. Pensa come ci trovavamo in quell'occasione. Ma veramente. No, terribile. No, veramente, ma pensate l'imbarazzo, ci siamo tutti quanti rifiutati, ovviamente, andare in... Tra l'altro ci fu una riunione con i vertici della RAI, sai che lì c'era il concorso, e c'erano le cartoline, c'era la lotteria, insomma, però alla fine decisero
di rimandare la serata. Sì. E fu appunto giustamente lutto nazionale. E noi cantavamo queste canzoni che erano appunto: se bruciasse la città di te, no, scusa, di te. Come di te? Se bruciasse la città da te io correrei, anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. C'hai un bel timbro, eh? Io invece cantavo questa. Vai. Ma chi se ne importa se adesso il mio cuore si spezza? Na, 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 na. Un giorno d'amore per me vale più di 100 anni. Na, 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 na. Sembrava un capriccio ed invece per lei sto morendo. Na, 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 na. Peccato che al mondo si vive una volta soltanto. E non si ritorna più. Ma se si potesse, sai, io ricomincerei. No, ho sbagliato l'accordo. Bello quel periodo. Bellissimo. Bello, poi... Bello. Dopo, io quell'anno vinsi, arrivai primo, tu... Io terzo. Villa secondo e Modugno quarto. Pensa un po', due ragazzini cominciavano a contrastarsi con la generazione. Primo, terzo, quarto, penso, bello. Bellissimo. Senti, momento, volevo dirti una cosa, ma poi ci siamo invece un po' persi. Abbiamo fatto altre due canzoni. L'anno che ti ho dato la batosta, sì, la mazzata tra cava e collo. Tu facevi il tuo compleanno, i 20 anni, e cantavi questa canzone, mi hai battuta canzonissima. La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re. Io credo che c'è stato anche un'altra vittoria. Grazie. Tua, Erba di casa mia. Come fa Erba di casa mia? Fammelo sentire. Stefano. Erba di casa mia, Stefano. Tarari. Bella questa. Scusa Stefano, qui veramente lui non se l'aspettava, era convinto di vincere. Gli arrivò una mazzata tra capo e collo che io cantavo questa qui. Cantavo... No, io purtroppo non posso farvi sentire fisicamente la sua stretta di mano, ma mi ricordo solo per farvi capire, quando lui mi fece: uè Scognizio, complimenti, hai vinto, in mezzo alle scale del Teatro dei Vittori, la mia mano uscì fuori dalla sua mano così, per quanto me la strinse, me la stritolò, non posso mai dimenticare. Vabbè, dai, non ha una mano lui, fai vedere? Eccola là. Che è una mano questa? Non è una mano, è un pericolo. Erba di casa mia, la nella... in fretta e poi correvo via. Quanta emozione
un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo a far l'amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Ma un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà. Ecco cosa farò, mi illuderò che sia l'erba di casa mia. Senti. Grazie. Grazie. Noi potremmo andare avanti, sicuramente. Grazie. Un'ora a cantare, a raccontare la nostra vita, la nostra storia. Però ti voglio chiedere un favore. Sì. Sai che noi l'altra sera abbiamo celebrato l'Unità d'Italia. Sì, bellissima idea. Bella, bella. Però qualcuno si è lamentato. Sai perché? Perché non abbiamo ricordato e festeggiato il musicista, il cantante che ha trasformato Sanremo in un evento mondiale, Domenico Modugno. Quindi l'anno prossimo, quando presenterai Sanremo... Sì, vabbè, no, tanto già si parla di Morandi bis. No, io ricordati, sono no. No, ti chiedo... vedi, basta. Guarda, guarda come fa. Ah, insieme. Fa così. Senti, lui. Facciamo squadra in due. Allora, questa non la so fare. Allora, guarda... Facciamolo un pezzettino di Volare, dai. Ma come così, no? Raccogliamo il consenso. Maestro. Anche di quelle persone che così volevano riascoltarla. È stata cantata da tutti in tutto il mondo, però possiamo farla ancora una volta. Continua a essere canta. Dai, è una grandissima grazie, canzone. Grazie Mimmo per tutto quello che ci hai dato. Grazie. Mi dai grazie. Una torta? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. E se vogliamo cantare tutti, volare, volare. Di stare lassù nel... E volavo, volavo felice in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. E una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Viva Mimmo! Mimmo! Viva Mimmo! Grazie Mimmo! Massimo, se facciamo Sanremo insieme, stiamo uniti! Siamo una squadra, ragazzi! Siamo uniti! Vai. Siamo uniti!